più di vendere vestiti. Vuole puntare al vero business. E in quel momento il vero business è la droga. È con l'eroina che si fanno i soldi. Ma la Monica ha messo un veto. Non vuole che si spacci a Secondigliano. Traffici di stupefacenti, estorsioni, contrabbandi di merci a livello internazionale. E chiunque trasgredisce questa regola è destinato a morire. La Monica assolda due killer che inseguono Di Lauro nel mercato rionale. I killer fanno fuoco tre volte e per tre volte lo mancano. Il caso è dalla parte di Di Lauro, che riesce a mettersi in salvo e afferra a volo il messaggio. Non c'è più tempo. È arrivato il momento di farsi avanti e prendere il posto del vecchio capo. Nel 1982, secondo i pentiti di Camorra, organizza l'omicidio del suo capo, inventandosi la storia che la Monica non gli desse i soldi che aspettavano loro. Organizza un omicidio chiedendogli un appuntamento, facendo finta che devono mostrargli dei diamanti, delle pietre preziose. La Monica esce di casa, gli sparano, poi lo investono. È riuscito a non essere mai incriminato per omicidio. Tuttora è accusato solo di associazione mafiosa. Il giorno dei funerali di La Monica, Secondigliano è in lutto. Negozi chiusi, saracinesche abbassate. Una folla silenziosa onora il vecchio boss. Tra la folla c'è anche Di Lauro. È il segnale che si sente ormai sicuro di sé e pronto al comando. È in questo periodo che nasce la leggenda del suo soprannome. Lo chiamano Ciruzzo il milionario perché una volta, in una partita a poker organizzata con altri boss di Napoli, tutti in legami con lui, a casa di Luigino Giuliano, che era il re del rione storico di Furcella, gli cadono dalle tasche decine e decine di 100.000 lire, di banconote da 100.000. E per prenderlo in giro, Giuliano gli dice: «Ma chi è arrivato? Ciruzzo milionario?» Non è tipo da prendersela per queste cose, Di Lauro. Il suo primo atto da boss è inviare somme di denaro a Luigi Giuliano, in segno di omaggio. Inizia a tessere la sua trama. Vuole stare tranquillo e governare a casa sua. Dopo aver eliminato la Monica, Di Lauro comincia a imporre a tutti le proprie regole. Di regole ne ha in mente poche, ma precise. Numero 1. Secondigliano deve diventare la più importante base di spaccio d'Italia. Solo dalla droga vengono i soldi. Numero 2. Niente guerre, niente rivolte, niente di niente. La polizia non si deve accorgere di noi. Impariamo dagli errori degli altri. Numero 3. Se gli altri clan vogliono fare affari con noi, sono i benvenuti. I Di Lauro sono amici di tutti. Basta intendersi sul prezzo. Ora che la sua educazione è compiuta, Di Lauro è pronto al grande salto. Nella sede del Mattino, il più importante quotidiano della città, mi aspetta Daniela De Crescenzo. L'ascesa criminale di Di Lauro ha un salto in avanti quando sposa la sorella di Enrico D'Avanzo, che è un camorrista abbastanza noto, e per emergere i due uccidono il suocero. Da quel momento in poi riesce a creare un cartello che nasce anche questo su una base di un'idea particolare, perché Di Lauro riesce insieme ad Amato a saltare tutte le intermediazioni. Comincia a commerciare in proprio con l'hashish, procurandoselo direttamente in Marocco e quindi saltando ogni intermediazione riuscendo a fare dei prezzi veramente competitivi. Raffaele Amato, detto lo spagnolo, è l'unica persona esterna alla sua famiglia di cui Di Lauro si fidi. A un certo punto pensano di allargare il giro alla cocaina, per cui Amato parte, va in Colombia, si offre come ostaggio ai narcotrafficanti e riesce a comprare questa prima partita che non viene pagata tutta, non viene pagata subito. Lui resta in Colombia finché non arrivano gli altri soldi e quindi riesce a creare, a
conquistare la fiducia dei colombiani e creare questo canale diretto che poi permette il boom di Scampia, perché Scampia riesce a fare prodotti, prezzi più bassi, merce anche migliore perché ci sono meno intermediazioni, e questo dà il via a quello che è il supermarket della droga, quello che ancora oggi noi vediamo. A metà degli anni 80 nasce il mito di Scampia come supermarket della droga. Dalle 10 alle 20 piazze di spaccio, che lavorano tutti i giorni, 24 ore su 24, 15 milioni di euro di fatturato al mese. Presero quindi più spazio nell'ambito crimine sulla scena criminale soggetti quali appunto Paolo Di Lauro, Raffaele Amato ed altri, che poi formarono il cosiddetto cartello di Scampia, di trafficanti internazionali di stupefacenti di Scampia. La sua preoccupazione principale è quella di continuare a navigare nell'ombra. Spacciatori e consumatori non gradiscono i blitz delle forze dell'ordine e ogni giorno in cui Scampia si ferma, Di Lauro perde centinaia di milioni. Michele Spina è uno storico dirigente del commissariato di Scampia. Per anni è stato la punta avanzata dello Stato nella lotta al clan. Quando abbiamo riscontrato che i clan imponevano con la forza questa protervia, questa arroganza nei confronti degli abitanti, abbiamo deciso di aggredire quotidianamente le difese passive di tipo quasi militare che i malavitosi avevano costruito nei palazzi. Un poliziotto che perlustra le strade guadagna in media 1200 euro al mese. Un ragazzino messo di vedetta dai pusher guadagna circa 300 euro al giorno. E quindi tutti i giorni abbiamo abbattuto cancelli, abbiamo abbattuto pareti, abbiamo distrutto questi simboli di potere criminale, fino ad indurre i clan a rinunciare a queste difese e a cambiare la modalità dello spaccio, facendolo in modo molto molto più clandestino e nascosto. La sua ascesa economica è inarrestabile. Nel periodo tra il 1989 e il 1995 Di Lauro fattura 1 miliardo di lire al giorno. Quindi andavate proprio a rompere i cancelli? Sì, tutti i giorni abbiamo deciso, indipendentemente dalle operazioni di polizia, che continuavamo a fare con arresti, con indagini più complesse, con sequestri di basi di droga, abbiamo deciso proprio tutti i giorni di andare materialmente ad abbattere, a tagliare questi cancelli, costringendo i clan a rinunciare a questa modalità di tipo vessatorio. Commissariato Posillipo c'è? Posillipo c'è. Posillipo. Campania 21. Dai, ognuno si trova la campagna di sua competenza. Il reparto. È in virtù di questa tranquillità che ordina ai suoi uomini di non chiedere più il pizzo ai commercianti del quartiere. Non ne ha bisogno. La droga basta tutto. La droga riempie le loro vite. I negozianti della zona devono sapere che non corrono alcun pericolo. Basta che continuino a mostrarsi silenziosi e obbedienti. L'unico boss a cui assomigli è il mafioso provenzano. Come il siciliano, anche Di Lauro preferisce mantenere un profilo appartato, comunicare con l'esterno il meno possibile. E come il siciliano, anche Di Lauro non si fida di nessuno. Ecco perché smette di farsi vedere in giro. Preferisce la comodità della sua casa e i rituali della sua famiglia. Al massimo si concede come unico vizio quello di giocare a poker, rigorosamente nelle bische degli altri quartieri. Solo a metà degli anni Ottanta, quando ormai ha già preso in mano le redini del clan, viene arrestato in casa di Luigi Giuliano. Ricordiamo che allora erano 4 i grossi boss di Napoli.
viene arrestato in questa, durante una bisca tenuta dal clan di Luigi Giuliano. Lui sarà arrestato ma non condannato, sarà prosciolto per insufficienza di prove, starà in galera per alcuni mesi e dirà: ho assaggiato la galera, non l'assaggerò mai più. In effetti passerà praticamente un ventennio prima che Di Lauro venga arrestato di nuovo come il boss riconosciuto di uno dei più pericolosi, potenti e ricchi cartelli criminali della città. A quel tempo, quando viene arrestato, la sua detenzione dura poco. La polizia, senza saperlo, ha catturato il capo dei capi, il boss numero uno di Scampia, ma è costretta a rimetterlo in libertà. Per i successivi 2 anni Di Lauro si limita a viaggiare per lavoro. Soprattutto viaggi all'estero, Marsiglia, Malaga o nel nord Italia. Fa allargare la vecchia villetta dove abita nel cuore di Secondigliano, installando persiane d'acciaio alle finestre e alzando un muro per nascondere la casa all'esterno. All'inizio degli anni 90 Licciardi muore in prigione, ma Lardo e Contini si danno alla latitanza. Comincia così il decennio della pace. Ecco, il gruppo storico che componeva l'alleanza di Secondigliano fu fortemente indebolito, fu sostanzialmente disgregato. Luigi Giuliano è diventato nel frattempo un collaboratore di giustizia. Teme la magistratura, che ha cominciato ad indagare sul traffico di stupefacenti di Scampia. Anche i giornali si stanno accorgendo di quello che accade all'ombra delle vele. Nonostante le difficoltà nel contrastare un'organizzazione così potente e così invisibile, polizia e carabinieri provano a sradicare ad ondate regolari le piazze di spaccio di Scampia. Negli anni, con operazioni di polizia, con arresti e con sequestri di droga, noi abbiamo ridotto il numero delle piazze di spaccio da 20 a 4. Nelle 7.990 intercettazioni effettuate, il nome che compare più spesso è quello di Pasquale. È un'idea del boss. Nessuno deve pronunciare il suo vero nome. I giudici non devono conoscere nulla. La polizia non deve sapere nulla. Tutti devono brancolare nel buio. Finché un giorno il caso comincia a voltargli per la prima volta le spalle. Il suo nome compare su tutti i giornali nazionali quando Repubblica scopre una cosa apparentemente molto marginale. Uno dei sei figli, 6 su 10 che sono attivamente ormai inseriti nel clan, ma a quel tempo era un ragazzino e si chiamava Nunzio, ora è in carcere. Nunzio andava a scuola a pochi metri da casa, era riconosciuto come figlio del boss, ma fino a quel momento non aveva dato problemi. In quell'occasione, stiamo parlando dei primi anni 2000, un professore osa sgridare una ragazza molto vicina a Nunzio Di Lauro, e questo professore, che è un bravo, onesto, mite insegnante di scuola, viene raggiunto nella scuola e picchiato, pestato dagli sgherri del clan Di Lauro. Nei giorni seguenti, il boss viene convocato in commissariato. Gli inquirenti registrano nelle loro intercettazioni che Pasquale è stato convocato dalla polizia. Questa è la prova che mancava. Pasquale e Di Lauro sono la stessa persona. Pasquale è il capo incontrastato del cartello di Scampia. Il 18 maggio 1992, un comando di 8 uomini, capitanato da Antonio Ruocco, si presenta davanti al bar Fulmine e uccide 5 uomini. Tra questi c'è Raffaele Prestieri, che 10 anni prima aveva fatto parte del gruppo di fuoco che aveva assassinato Aniello La Monica. Nel 92 ci fu questa strage nel rione Monterosa. Ci furono 5 morti, tra cui mio zio Lello e mio zio Rosario. Rosario, che era il più piccolo di tutti, aveva, se non ricordo male, 25-26 anni. Fu un'esecuzione a dir poco agghiacciante, e anche stessimo a Baghdad, con fucili, pistole, bombe. Ci fu questo delirio il 18 maggio. E morirono i miei 2 zii. Lello era colui che mise su la famiglia ed era
stava a pari passi con Di Lauro, erano la stessa cosa. La reazione del clan è ferocissima, ben al di là della volontà del boss. La famiglia di Rocco, compresa l'anziana madre, viene sterminata. E da quel momento i due fratelli che rimasero in vita, mio padre e Maurizio, cominciarono a portare avanti quello che lei aveva iniziato. Il bassista del gruppo viene catturato e torturato. I nomi non li ricordo tutti, credo 11 persone, tra cui Di Lauro e altri che non ricordo i nomi. E si dice che lo torturarono per 11 ore e poi lo bruciarono vivo, perché si diceva che questo Negri era colui che mantenne le armi per l'esecuzione per la strage del Monterosa, dove morirono i miei zii. All'età di 12-13 anni io ero in continua ricerca di questo genitore che mi è mancato e che tuttora manca nella mia vita, ma vedevo sempre che c'era un muro altissimo tra di noi, che in carcere io e mio padre non avevamo mai niente da dirci, quindi passava quell'ora a chiedersi solo come stai, sto bene, tu come stai, sto bene, poi passavano altri 10 minuti e si ripeteva la domanda fino a che suonava il campanello. Certo che ho avuto paura di morire, soprattutto nel 2004, quando ci fu la guerra tra i Di Lauro e gli scissionisti. Praticamente si ammazzava chiunque, si ammazzavano cugini dei cugini dei cugini dei boss, persone che lavoravano ma appartenevano anche lontanamente a dei personaggi, venivano ammazzati come se niente fosse. E quindi io, avendo poi un cognome che era totalmente implicato, avevo questa paura bestiale. Quindi ogni volta che uscivo, ogni rumore di motore alle mie spalle, era arrivato il momento di morire per non so chi. L'ossessione per la pace e per il silenzio che Di Lauro ha coltivato così a lungo viene definitivamente spezzata nel 2004. In quell'anno, in un banale incidente di moto, muore Vincenzo, uno dei suoi figli. Il periodo che segue questo lutto è pieno di dubbi e di ripensamenti per il boss, che commette un semplice ma decisivo errore. Caduto in depressione, cede temporaneamente il potere a Cosimo. La battuta d'arresto e la fine un po' del predominio di Di Lauro si ha poi invece con la prima faida di Scampia, che nel 2004, quando Di Lauro lascia un po' le redini del clan a Cosimo, che è il primo figlio, F1 come lo chiamano nella contabilità, non riesce a mandare avanti il clan. Cosimo è un ragazzone arrogante e sanguinario. Indossa sempre abiti neri per imitare il protagonista del film Il Corvo. Sa di essere intercettato, ma non fa mistero al telefono dei suoi continui spostamenti per raggiungere le varie amanti che ha in città. Quando i primi figli hanno cominciato a prendere in mano le redini del clan, mentre lui investiva in tutta Europa, in tantissimi settori imprenditoriali, gli scissionisti, che erano originariamente i suoi colonnelli, i suoi uomini più fidati, si sono rivoltati contro i figli, si sono rivoltati contro la leadership della famiglia Di Lauro. Oltre 80 morti tra il 28 ottobre 2004 e il 16 settembre 2005. Cosimo Di Lauro impone il suo stile autoritario e violento. La prima scissione che vide appunto contrapposti questi soggetti nasce
per un venir meno dell'accordo sul controllo e sulla spartizione degli enormi profitti derivanti dallo spaccio di stupefacenti nella zona di Scampia. Sarebbe stato ammazzato per errore per uno scambio di persona con 14 colpi di pistola. Seguito fino in un bar e poi ucciso con 3 colpi alla testa. I killer in sella ad uno scooter e con il volto coperto non si sono fermati neanche davanti all'ingresso del cortile di una scuola materna. La camorra torna a sparare a Napoli. Con l'eventualità di un nuovo scontro armato per l'egemonia sul narcotraffico che ha nella periferia nord di Napoli la sua base logistica. La faida scoppia nell'ottobre del 2004. Un seguire di violenza, una violenza che coinvolgerà anche una serie di innocenti. Però questa volta di differente c'è che scatta in un territorio tutto sommato concentrato in pochi chilometri, scatta qualcosa che somiglia moltissimo a una pulizia etnica. Quelli che un tempo sono stati gli uomini più fedeli del padre si sentono messi da parte ed umiliati. Decidono quindi di reagire. Danno vita ad un nuovo clan, gli scissionisti. È la guerra. Nel pieno della faida comincia a diffondersi la voce che Di Lauro sia morto. È un chiaro segnale agli altri boss della città e forse anche alle forze dell'ordine. Da oggi in poi Paolo Di Lauro non esiste più. In realtà Di Lauro non è morto, è latitante. Attraverso un intermediario ordina al figlio di darsi una calmata. L'intermediario è un vecchio amico di famiglia. Ti porto un messaggio da parte di tuo padre, gli dice. Devi interrompere subito questa guerra. Abbiamo un primo delitto che ne è ucciso l'8 ottobre il braccio destro di Cosimo Di Lauro insieme al suo guardaspalle, si chiamano Montanino e Salerno, ma da quel momento in poi è un continuo accrescersi della violenza. È troppo tardi. Cosimo risponde, papà non conta più. Per qualche periodo Paolo Di Lauro trova rifugio nel Casertano, sotto la protezione della famiglia Bardellino. Un'amicizia che risale ai tempi di Nuvoletta. Ma si è rassegnato. L'impero, in un modo o nell'altro, è destinato a sgretolarsi. Le famiglie dei rispettivi nemici sono costrette a lasciare le case, a lasciare con i loro figli le scuole. Il suo peggior incubo, l'attenzione costante dei media e della magistratura, ormai è realtà. Non c'è tempo, non c'è modo di sfuggire alla furia criminale. Questo in passato non era mai accaduto, quantomeno non con questa perentorietà, non con questa violenza. I nemici non guardano in faccia a nessuno, anche i vecchi vengono calpestati, pestati a sangue, vengono lasciati in un mare di sangue, così i ragazzi sono nel mirino. Comprendiamo dalle redazioni dei giornali, dove peraltro si lavora notte e giorno, perché in piena notte ci sono cadaveri trovati nelle strade, in periferia, anche nei pressi del centro, ci accorgiamo che questa è una guerra diversa, è particolarmente violenta e non ha scampo nessuno. Tra gli oltre 80 morti della faida non ci sono soltanto uomini del clan, ma anche persone innocenti. Ragazzi come Dario Scherillo, che una sera si sono trovati per sbaglio sulla stessa strada di un commando di killer. Dario Scherillo è stato ucciso il 6 dicembre del 2004. Avevamo da poco chiuso la scuola guida. Si fece un paio di giri per il Parco Acace, Cassavatore, dove incontrò un suo amico di infanzia. Pochi istanti prima in quel posto c'era un pusher. Arrivarono dei killer su una moto e scambiarono Dario perché aveva lo stesso scooter, un SH, stesso colore grigio e una targa molto simile a quella dello spacciatore. Niente, da quel giorno la nostra vita è cambiata completamente. La cosa che voglio far capire è che quando ci sono queste guerre,
Per molte persone sono solamente numeri, tipo la guerra tra i ritari e i scissionisti è una guerra che ha portato almeno credo a 150 vittime, senza capire invece che c'è dietro a questo numero. Cioè, ci sono storie, ci sono sentimenti, ci sono sogni, ci sono progetti. Progetti che poteva avere la famiglia Landieri con Antonio, progetti che abbiamo noi con Dario, progetti che poteva avere la famiglia Romanò con Attilio. In questa traversa è in via Segre. Il 6 dicembre del 2004 Dario ci ha lasciato. Dove mi trovo in questo momento è dove ho visto l'ultima volta mio fratello Dario. Dario era a Cutella e Motolino. La faida si conclude con l'arresto di Paolo Di Lauro. Il 20 gennaio 2005, pochi mesi prima di suo padre, viene arrestato anche Cosimo. Paolo Di Lauro è attualmente detenuto per traffico internazionale di stupefacenti. Dovrà scontare 30 anni di prigione. Cosimo Di Lauro è stato condannato all'ergastolo. Paolo Di Lauro come contabile del suo clan, ma quel ragazzo non gli piace davvero. E d'altronde Di Lauro non fa mistero dei suoi piani di espansione. Non si accontenta più di vendere vestiti. Vuole puntare al vero business. E in quel momento il vero business è la droga. È con l'eroina che si fanno i soldi. Ma la Monica ha messo un veto. Non vuole che si spacci a Secondigliano. Traffici di stupefacenti, estorsioni, contrabbandi di merci a livello internazionale. E chiunque trasgredisce questa regola è destinato a morire. La Monica assolda due killer che inseguono Di Lauro nel mercato rionale. I killer fanno fuoco tre volte e per tre volte lo mancano. Il caso è dalla parte di Di Lauro, che riesce a mettersi in salvo e afferra a volo il messaggio. Non c'è più tempo. È arrivato il momento di farsi avanti e prendere il posto del vecchio capo. Nel 1982, secondo i pentiti di Camorra, organizza l'omicidio del suo capo, inventandosi la storia che la Monica non gli desse i soldi che aspettavano loro. Organizza un omicidio chiedendogli un appuntamento, facendo finta che devono mostrargli dei diamanti, delle pietre preziose. La Monica esce di casa, gli sparano, poi lo investono. È riuscito a non essere mai incriminato per omicidio. Tuttora è accusato solo di associazione mafiosa. Il giorno dei funerali della Monica, Secondigliano è in lutto. Negozi chiusi, saracinesche abbassate. Una folla silenziosa onora il vecchio boss. Tra la folla c'è anche Di Lauro. È il segnale che si sente ormai sicuro di sé e pronto al comando. È in questo periodo che nasce la leggenda del suo soprannome. Lo chiamano Ciruzzo il milionario perché una volta, in una partita a poker organizzata con altri boss di Napoli, tutti in legami con lui, a casa di Luigino Giuliano, che era il re del rione storico di Forcella, gli cadono dalle tasche decine e decine di 100.000 lire, di banconote da 100.000. E per prenderlo in giro, Giuliano gli dice: «Ma chi è arrivato? Ciruzzo milionario?» Non è tipo da prendersela per queste cose, Di Lauro.
il suo primo atto da boss è inviare somme di denaro a Luigi Giuliano in segno di omaggio. Inizia a tessere la sua trama. Vuole stare tranquillo e governare a casa sua. Dopo aver eliminato la Monica, Di Lauro comincia a imporre a tutti le proprie regole. Di regole ne ha in mente poche, ma precise. Numero 1. Secondigliano deve diventare la più importante base di spaccio d'Italia. Solo dalla droga vengono i soldi. Numero 2. Niente guerre, niente rivolte, niente di niente. La polizia non si deve accorgere di noi. Impariamo dagli errori degli altri. Numero 3. Se gli altri clan vogliono fare affari con noi, sono i benvenuti. I Di Lauro sono amici di tutti. Basta intendersi sul prezzo. Ora che la sua educazione è compiuta, Di Lauro è pronto al grande salto. Nella sede del Mattino, il più importante quotidiano della città, mi aspetta Daniela De Crescenzo. L'ascesa criminale di Di Lauro ha un salto in avanti quando sposa la sorella di Enrico D'Avanzo, che è un camorrista abbastanza noto, e per emergere i due uccidono il suocero. Da quel momento in poi riesce a creare un cartello. Un cartello che nasce anche questo su una base di un'idea particolare, perché Di Lauro riesce insieme ad Amato a saltare tutte le intermediazioni. Comincia a commerciare in proprio con l'hashish, procurandoselo direttamente in Marocco, e quindi saltando ogni intermediazione riuscendo a fare dei prezzi veramente competitivi. Raffaele Amato, detto lo spagnolo, è l'unica persona esterna alla sua famiglia di cui Di Lauro si fidi. A un certo punto pensano di allargare il giro alla cocaina, per cui Amato parte, va in Colombia, si offre come ostaggio ai narcotrafficanti e riesce a comprare questa prima partita che non viene pagata tutta, non viene pagata subito. Lui resta in Colombia finché non arrivano gli altri soldi e quindi riesce a creare, a conquistare la fiducia dei colombiani e a creare questo canale diretto che poi permette il boom di Scampia, perché Scampia riesce a fare prodotti, prezzi più bassi, merce anche migliore perché ci sono meno intermediazioni, e questo dà il via a quello che è il supermarket della droga, quello che ancora oggi noi vediamo. A metà degli anni 80 nasce il mito di Scampia come supermarket della droga. Dalle 10 alle 20 piazze di spaccio, che lavorano tutti i giorni, 24 ore su 24, 15 milioni di euro di fatturato al mese. Presero quindi più spazio nell'ambito criminale, sulla scena criminale, soggetti quali appunto Paolo Di Lauro, Raffaele Amato ed altri, che poi formarono il cosiddetto cartello di Scampia, di trafficanti di internazionali di stupefacenti di Scampia. La sua preoccupazione principale è quella di continuare a navigare nell'ombra. Spacciatori e consumatori non gradiscono i blitz delle forze dell'ordine e ogni giorno in cui Scampia si ferma, Di Lauro perde centinaia di milioni. Michele Spina è uno storico dirigente del commissariato di Scampia. Per anni è stato la punta avanzata dello Stato nella lotta al clan. Quando abbiamo riscontrato che i clan imponevano con la forza questa protervia, questa arroganza nei confronti degli abitanti, abbiamo deciso di aggredire quotidianamente le difese passive di tipo quasi militare dei malavitosi avevano costruito nei palazzi. Un poliziotto che perlustra le strade guadagna in media 1200 euro al mese. Un ragazzino messo di vedetta dai pusher guadagna circa 300 euro al giorno. E quindi tutti i giorni abbiamo abbattuto cancelli, abbiamo abbattuto pareti, abbiamo distrutto questi simboli di potere criminale,
fino ad indurre i clan a rinunciare a queste difese e a cambiare la modalità dello spaccio, facendolo in modo molto molto più clandestino e nascosto. La sua ascesa economica è inarrestabile. Nel periodo tra il 1989 e il 1995 Di Lauro fattura 1 miliardo di lire al giorno. Quindi andavate proprio a rompere i cancelli? Sì, tutti i giorni abbiamo deciso, indipendentemente dalle operazioni di polizia, che continuavamo a fare con arresti, con indagini più complesse, con sequestri di basi di droga, abbiamo deciso proprio tutti i giorni di andare materialmente ad abbattere, a tagliare questi cancelli, costringendo i clan a rinunciare a questa modalità di tipo vessatorio. Commissariato Posillipo, c'è? Posillipo, c'è. Posillipo. Campania 21. Dai, ognuno si trova la campagna di sua competenza. Io la incontro, vai. Vai, 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 vai. Il reparto. È in virtù di questa tranquillità che ordina ai suoi uomini di non chiedere più il pizzo ai commercianti del quartiere. Non ne ha bisogno. La droga basta a tutto. La droga riempie le loro vite. I negozianti della zona devono sapere che non corrono alcun pericolo. Basta che continuino a mostrarsi silenziosi e obbedienti. L'unico boss a cui assomigli è il mafioso provenzano. Come il siciliano, anche Di Lauro preferisce mantenere un profilo appartato, comunicare con l'esterno il meno possibile. E come il siciliano, anche Di Lauro non si fida di nessuno. Ecco perché smette di farsi vedere in giro. Preferisce la comodità della sua casa e i rituali della sua famiglia. Al massimo si concede come unico vizio quello di giocare a poker, rigorosamente nelle bische degli altri quartieri. Solo a metà degli anni Ottanta, quando ormai ha già preso in mano le redini del clan, viene arrestato in casa di Luigi Giuliano. Ricordiamo che allora erano 4 i grossi boss di Napoli. Viene arrestato in questa, durante una bisca tenuta dal clan di Luigi Giuliano. Lui sarà arrestato ma non condannato, sarà prosciolto per insufficienza di prove, starà in galera per alcuni mesi e dirà: ho assaggiato la galera, non la assaggerò mai più. In effetti passerà praticamente un ventennio prima che Di Lauro venga arrestato di nuovo come il boss riconosciuto di uno dei più pericolosi, potenti e ricchi cartelli criminali della città. A quel tempo, quando viene arrestato, la sua detenzione dura poco. La polizia, senza saperlo, ha catturato il capo dei capi, il boss numero uno di Scampia, ma è costretta a rimetterlo in libertà. Per i successivi 2 anni Di Lauro si limita a viaggiare per lavoro, soprattutto viaggi all'estero, Marsiglia, Malaga o nel nord Italia. Fa allargare la vecchia villetta dove abita, nel cuore di Secondigliano, installando persiane d'acciaio alle finestre e alzando un muro per nascondere la casa all'esterno. All'inizio degli anni 90, Licciardi muore in prigione, ma Lardo e Contini si danno alla latitanza. Comincia così il decennio della pace. Ecco, il gruppo storico che componeva l'alleanza di Secondigliano fu fortemente indebolito, fu sostanzialmente disgregato. Luigi Giuliano è diventato nel frattempo un collaboratore di giustizia. Teme la magistratura, che ha cominciato ad indagare sul traffico di stupefacenti di Scampia. Anche i giornali si stanno accorgendo di quello che accade all'ombra delle vele. Nonostante le difficoltà nel contrastare un'organizzazione così potente e così invisibile, polizia e carabinieri provano a sradicare ad ondate regolari le piazze di spaccio di Scampia. Negli anni, con operazioni di polizia, con arresti e con sequestri di droga, noi abbiamo ridotto il numero delle piazze di spaccio da 20 a 4.
nelle 7.990 intercettazioni effettuate, il nome che compare più spesso è quello di Pasquale. È un'idea del boss. Nessuno deve pronunciare il suo vero nome. I giudici non devono conoscere nulla. La polizia non deve sapere nulla. Tutti devono brancolare nel buio. Finché un giorno il caso comincia a voltargli per la prima volta le spalle. Il suo nome compare su tutti i giornali nazionali quando Repubblica scopre una cosa apparentemente molto marginale. Uno dei figli, uno dei 6 figli, 6 su 10 che sono attivamente ormai inseriti nel clan, ma a quel tempo era un ragazzino e si chiamava Nunzio, ora è in carcere. Nunzio andava a scuola a pochi metri da casa, era riconosciuto come figlio del boss, ma fino a quel momento non aveva dato problemi. In quell'occasione, stiamo parlando dei primi anni 2000, un professore osa sgridare una ragazza molto vicina a Nunzio Di Lauro, e questo professore, che è un bravo, onesto, mite insegnante di scuola, viene raggiunto nella scuola e picchiato, pestato dagli sgherri del clan Di Lauro. Nei giorni seguenti il boss viene convocato in commissariato. Gli inquirenti registrano nelle loro intercettazioni che Pasquale è stato convocato dalla polizia. Questa è la prova che mancava. Pasquale e Di Lauro sono la stessa persona. Pasquale è il capo incontrastato del cartello di Scampia. Il 18 maggio 1992, un comando di 8 uomini, capitanato da Antonio Ruocco, si presenta davanti al bar Fulmine e uccide 5 uomini. Tra questi c'è Raffaele Prestieri, che 10 anni prima aveva fatto parte del gruppo di fuoco che aveva assassinato Aniello La Monica. Nel 92 ci fu questa strage nella Rione Monterosa. Ci furono 5 morti, tra cui mio zio Lello e mio zio Rosario. Rosario, che era il più piccolo di tutti, aveva, non ricordo male, 25-26 anni. Fu un'esecuzione a dir poco agghiacciante, neanche stessimo a Baghdad, con fucili, pistole, bombe. Ci fu questo delirio il 18 maggio. Morirono i miei 2 zii. Lello era colui che mise su la famiglia ed era, stava a pari passi con Di Lauro, erano la stessa cosa. La reazione del clan è ferocissima, ben al di là della volontà del boss. La famiglia di Ruocco, compresa l'anziana madre, viene sterminata. E da quel momento i 2 fratelli che rimasero in vita, mio padre, mio padre e Maurizio, cominciarono a portare avanti quello che Lello aveva iniziato. Il basista del gruppo viene catturato e torturato. I nomi non li ricordo tutti, credo 11 persone, tra cui Di Lauro e altri che non ricordo i nomi. E si dice che lo torturarono per 11 ore e poi lo bruciarono vivo, perché si diceva che questo Negri era colui che mantenne le armi per l'esecuzione per la strage del Monterosa, dove morirono i miei zii. All'età di 12-13 anni io ero in continua ricerca di questo genitore che mi è mancato, che tuttora manca nella mia vita. Ma vedevo sempre che c'era un muro altissimo tra di noi, che in carcere io e mio padre non avevamo mai niente da dirci, quindi passava quell'ora a chiedersi solo come stai, sto bene, tu come stai, sto bene, poi passavano altri 10 minuti e si ripeteva la domanda fino a che suonava il campanello. Certo che ho avuto paura di morire, soprattutto nel 2004, quando ci fu la guerra tra i Di Lauro e gli scissionisti. Praticamente si ammazzava chiunque, si ammazzavano cugini dei cugini dei cugini dei boss, persone che lavoravano ma appartenevano anche lontanamente a
dei personaggi venivano ammazzati come se niente fosse. E quindi io, avendo poi un cognome che era totalmente implicato, avevo questa paura bestiale. Quindi ogni, per me ogni volta che uscivo, ogni rumore di motore alle mie spalle, era arrivato il momento di morire per non so chi, per non so chi. L'ossessione per la pace e per il silenzio che Di Lauro ha coltivato così a lungo viene definitivamente spezzata nel 2004. In quell'anno, in un banale incidente di moto, muore Vincenzo, uno dei suoi figli. Il periodo che segue questo lutto è pieno di dubbi e di ripensamenti per il boss, che commette un semplice ma decisivo errore. Caduto in depressione, cede temporaneamente il potere a Cosimo. La battuta d'arresto e la fine un po' del predominio di Di Lauro si ha poi invece con la prima faida di Scampia, che nel 2004, quando Di Lauro lascia un po' le redini del clan a Cosimo, che è il primo figlio, F1 come lo chiamano nella contabilità, non riesce a mandare avanti il clan. Cosimo è un ragazzone arrogante e sanguinario. Indossa sempre abiti neri per imitare il protagonista del film Il Corpo. Sa di essere intercettato, ma non fa mistero al telefono dei suoi continui spostamenti per raggiungere le varie amanti che ha in città. Quando i primi figli hanno cominciato a prendere in mano le redini del clan, mentre lui investiva in tutta Europa, in tantissimi settori imprenditoriali, gli scissionisti, che erano originariamente i suoi colonnelli, i suoi uomini più fidati, si sono rivoltati contro i figli, si sono rivoltati contro la leadership della famiglia Di Lauro. Oltre 80 morti tra il 28 ottobre 2004 e il 16 settembre 2005. Cosimo Di Lauro impone il suo stile autoritario e violento. La prima scissione che vide appunto contrapposti questi soggetti nasce per un venir meno dell'accordo sul controllo e sulla spartizione degli enormi profitti derivanti dallo spaccio di stupefacenti nella zona di Scampia. Sarebbe stato ammazzato per errore, per uno scambio di persona con 14 colpi di pistola. Inseguito fino in un bar e poi ucciso con 3 colpi alla testa. I killer in sella ad uno scooter con il volto coperto non si sono fermati neanche davanti all'ingresso del cortile di una scuola materna. La camorra torna a sparare a Napoli. Con l'eventualità di un nuovo scontro armato per l'egemonia sul narcotraffico che ha nella periferia nord di Napoli la sua base logistica. La faida scoppia nell'ottobre del 2004. Un seguire di violenza, una violenza che coinvolgerà anche una serie di innocenti. Però questa volta di differente c'è che scatta in un territorio tutto sommato concentrato in pochi chilometri, scatta qualcosa che somiglia moltissimo a una pulizia etnica. Quelli che un tempo sono stati gli uomini più fedeli del padre si sentono messi da parte ed umiliati. Decidono quindi di reagire. Danno vita ad un nuovo clan, gli scissionisti. È la guerra. Nel pieno della faida comincia a diffondersi la voce che Di Lauro sia morto. È un chiaro segnale agli altri boss della città e forse anche alle forze dell'ordine. Da oggi in poi Paolo Di Lauro non esiste più. In realtà Di Lauro non è morto, è latitante. Attraverso un intermediario ordina al figlio di darsi una calmata. L'intermediario è un vecchio amico di famiglia. Ti porto un messaggio da parte di tuo padre, gli dice. Devi interrompere subito questa guerra. Abbiamo un primo delitto, che ne è ucciso l'8 ottobre il braccio destro di Cosimo Di Lauro insieme al suo guardaspalle, si chiamano Montanino e Salerno, ma da quel momento in poi è un continuo accrescersi della violenza. È troppo tardi. Cosimo risponde: papà non conta più. Per qualche periodo Paolo Di Lauro trova rifugio nel Casertano,
sotto la protezione della famiglia Bardellino. Un'amicizia che risale ai tempi di Nuvoletta. Ma si è rassegnato. L'impero, in un modo o nell'altro, è destinato a sgretolarsi. Le famiglie dei rispettivi nemici sono costrette a lasciare le case, a lasciare con i loro figli le scuole. Il suo peggior incubo, l'attenzione costante dei media e della magistratura, ormai è realtà. Non c'è tempo, non c'è modo di sfuggire alla furia criminale. Questo in passato non era mai accaduto, quantomeno non con questa perentorietà, non con questa violenza. I nemici non guardano in faccia nessuno, anche i vecchi vengono calpestati, pestati a sangue, vengono lasciati in un mare di sangue, così i ragazzi sono nel mirino. Comprendiamo dalle redazioni dei giornali, dove peraltro si lavora notte e giorno, perché in piena notte ci sono cadaveri trovati nelle strade, in periferia, anche nei pressi del centro, ci accorgiamo che questa è una guerra diversa, è particolarmente violenta e non ha scampo nessuno. Tra gli oltre 80 morti della faida non ci sono soltanto uomini del clan, ma anche persone innocenti. Ragazzi. Paolo Di Lauro come contabile del suo clan, ma quel ragazzo non gli piace davvero. E d'altronde Di Lauro non fa mistero dei suoi piani di espansione. Non si accontenta più di vendere vestiti. Vuole puntare al vero business. E in quel momento il vero business è la droga. È con l'eroina che si fanno i soldi. Ma la Monica ha messo un veto. Non vuole che si spacci a Secondigliano. Traffici di stupefacenti, estorsioni, contrabbandi di merci a livello internazionale. E chiunque trasgredisce questa regola è destinato a morire. La Monica assolda due killer che inseguono Di Lauro nel mercato rionale. I killer fanno fuoco tre volte e per tre volte lo mancano. Il caso è dalla parte di Di Lauro, che riesce a mettersi in salvo e afferra a volo il messaggio. Non c'è più tempo. È arrivato il momento di farsi avanti e prendere il posto del vecchio capo. Nel 1982, secondo i pentiti di Camorra, organizza l'omicidio del suo capo, inventandosi la storia che la Monica non gli desse i soldi che aspettavano loro. Organizza un omicidio chiedendogli un appuntamento, facendo finta che devono mostrargli dei diamanti, delle pietre preziose. La Monica esce di casa, gli sparano, poi lo investono. È riuscito a non essere mai incriminato per omicidio. Tuttora è accusato solo di associazione mafiosa. Il giorno dei funerali della Monica, Secondigliano è in lutto. Negozi chiusi, saracinesche abbassate. Una folla silenziosa onora il vecchio boss. Tra la folla c'è anche Di Lauro. È il segnale che si sente ormai sicuro di sé e pronto al comando. È in questo periodo che nasce la leggenda del suo soprannome. Lo chiamano Ciruzzo il milionario perché una volta, in una partita a poker organizzata con altri boss di Napoli, tutti in legami con lui, a casa di Luigino Giuliano, che era il re del rione storico di Forcella, gli cadono dalle tasche decine e decine di 100.000 lire, di banconote da 100.000. E per prenderlo in giro, Giuliano gli dice: «Ma chi è arrivato? Ciruzzo milionario?» Non è tipo da prendersela per queste cose, Di Lauro. Il suo primo atto da boss è inviare somme di denaro a Luigi Giuliano, in segno di omaggio. Inizia a tessere la sua trama. Vuole stare tranquillo e governare a casa sua. Dopo aver eliminato la Monica, Di Lauro comincia a imporre a tutti le proprie regole. Di regole ne ha in mente poche, ma precise. Numero 1. Secondigliano deve diventare la più importante base di spaccio d'Italia. Solo dalla droga vengono i soldi. Numero 2. Niente guerre, niente rivolte, niente di niente. La polizia non si deve accorgere di noi. Impariamo dagli errori degli altri. Numero 3. Se gli altri clan vogliono fare affari con noi, sono i benvenuti. I Di Lauro sono amici di tutti. Basta intendersi sul prezzo. Ora che la sua educazione è compiuta, Di Lauro è pronto al grande salto.
Nella sede del Mattino, il più importante quotidiano della città, mi aspetta Daniela De Crescenzo. L'ascesa criminale di Di Lauro ha un salto in avanti quando sposa la sorella di Enrico D'Avanzo, che è un camorrista abbastanza noto, e per emergere i due uccidono il suocero. Da quel momento in poi riesce a creare un cartello. Un cartello che nasce anche questo su una base di un'idea particolare, perché Di Lauro riesce insieme ad Amato a saltare tutte le intermediazioni. Che significa paese avanzato? Comincia a commerciare in proprio con l'hashish, procurandoselo direttamente in Marocco e quindi saltando ogni intermediazione riuscendo a fare dei prezzi veramente competitivi. Raffaele Amato, detto lo spagnolo, è l'unica persona esterna alla sua famiglia di cui Di Lauro si fidi. A un certo punto pensano di allargare il giro alla cocaina, per cui Amato parte, va in Colombia, si offre come ostaggio ai narcotrafficanti e riesce a comprare questa prima partita che non viene pagata tutta, non viene pagata subito. Lui resta in Colombia finché non arrivano gli altri soldi e quindi riesce a creare, a conquistare la fiducia dei colombiani e creare questo canale diretto che poi permette il boom di Scampia, perché Scampia riesce a fare prodotti, prezzi più bassi, merce anche migliore perché ci sono meno intermediazioni, e questo dà il via a quello che è il supermarket della droga, quello che ancora oggi noi vediamo. A metà degli anni Ottanta nasce il mito di Scampia come supermarket della droga. Dalle 10 alle 20 piazze di spaccio, che lavorano tutti i giorni, 24 ore su 24, 15 milioni di euro di fatturato al mese. Presero quindi più spazio nell'ambito crimine sulla scena criminale soggetti quali appunto Paolo Di Lauro, Raffaele Amato ed altri, che poi formarono il cosiddetto cartello di Scampia, di trafficanti di internazionali di stupefacenti di Scampia. La sua preoccupazione principale è quella di continuare a navigare nell'ombra. Spacciatori e consumatori non gradiscono il blitz delle forze dell'ordine e ogni giorno in cui Scampia si ferma, Di Lauro perde centinaia di milioni. Michele Spina è uno storico dirigente del commissariato di Scampia. Per anni è stato la punta avanzata dello Stato nella lotta al clan. Quando abbiamo riscontrato che i clan imponevano con la forza questa protervia, questa arroganza nei confronti degli abitanti, abbiamo deciso di aggredire quotidianamente le difese passive di tipo quasi militare che i malavitosi avevano costruito nei palazzi. Un poliziotto che perlustra le strade guadagna in media 1200 euro al mese. Un ragazzino messo di vedetta dai pusher guadagna circa 300 euro al giorno. E quindi tutti i giorni abbiamo abbattuto cancelli, abbiamo abbattuto pareti, abbiamo distrutto questi simboli di potere criminale fino ad indurre i clan a rinunciare a queste difese e a cambiare la modalità dello spaccio, facendolo in modo molto molto più clandestino e nascosto. La sua ascesa economica è inarrestabile. Nel periodo tra il 1989 e il 1995 Di Lauro fattura 1 miliardo di lire al giorno. Quindi andavate proprio a rompere i cancelli? Sì, tutti i giorni abbiamo deciso, indipendentemente dalle operazioni di polizia, che continuavamo a fare con arresti, con indagini più complesse, con sequestri di basi di droga, abbiamo deciso proprio tutti i giorni di andare materialmente ad abbattere, a tagliare questi cancelli, costringendo i clan a rinunciare a questa modalità di tipo vessatorio. Commissariato Posillipo, c'è? Posillipo, c'è. Posillipo. Campania 21. Dai, ognuno si trova la campagna di sua competenza. Il reparto. È in virtù di questa tranquillità che ordina ai suoi uomini di non chiedere più il pizzo ai commercianti del quartiere. Non ne ha bisogno. La droga basta tutto. La droga riempie le loro vite.
I negozianti della zona devono sapere che non corrono alcun pericolo. Basta che continuino a mostrarsi silenziosi e obbedienti. L'unico boss a cui assomigli è il mafioso provenzano. Come il siciliano, anche Di Lauro preferisce mantenere un profilo appartato, comunicare con l'esterno il meno possibile. E come il siciliano, anche Di Lauro non si fida di nessuno. Ecco perché smette di farsi vedere in giro. Preferisce la comodità della sua casa e i rituali della sua famiglia. Al massimo si concede come unico vizio quello di giocare a poker, rigorosamente nelle bische degli altri quartieri. Solo a metà degli anni Ottanta, quando ormai ha già preso in mano le redini del clan, viene arrestato in casa di Luigi Giuliano. Ricordiamo che allora erano quattro i grossi boss di Napoli. Viene arrestato in questa, durante una bisca tenuta dal clan di Luigi Giuliano. Lui sarà arrestato ma non condannato, sarà prosciolto per insufficienza di prove, starà in galera per alcuni mesi e dirà: ho assaggiato la galera, non l'assaggerò mai più. In effetti passerà praticamente un ventennio prima che Di Lauro venga arrestato di nuovo come il boss riconosciuto di uno dei più pericolosi, potenti e ricchi cartelli criminali della città. A quel tempo, quando viene arrestato, la sua detenzione dura poco. La polizia, senza saperlo, ha catturato il capo dei capi, il boss numero uno di Scampia, ma è costretta a rimetterlo in libertà. Per i successivi due anni Di Lauro si limita a viaggiare per lavoro. Soprattutto viaggia all'estero, Marsiglia, Malaga o nel nord Italia. Fa allargare la vecchia villetta dove abita nel cuore di Secondigliano, installando persiane d'acciaio alle finestre e alzando un muro per nascondere la casa all'esterno. All'inizio degli anni 90, Licciardi muore in prigione, ma Lardo e Contini si danno alla latitanza. Comincia così il decennio della pace. Ecco, il gruppo storico che componeva l'alleanza di Secondigliano fu fortemente indebolito, fu sostanzialmente disgregato. Luigi Giuliano è diventato nel frattempo un collaboratore di giustizia. Teme la magistratura, che ha cominciato ad indagare sul traffico di stupefacenti di Scampia. Anche i giornali si stanno accorgendo di quello che accade all'ombra delle vele. Nonostante le difficoltà nel contrastare un'organizzazione così potente e così invisibile, polizia e carabinieri provano a sradicare ad ondate regolari le piazze di spaccio di Scampia. Negli anni, con operazioni di polizia, con arresti e con sequestri di droga, noi abbiamo ridotto il numero delle piazze di spaccio da 20 a 4. Nelle 7.990 intercettazioni effettuate, il nome che compare più spesso è quello di Pasquale. È un'idea del boss. Nessuno deve pronunciare il suo vero nome. I giudici non devono conoscere nulla. La polizia non deve sapere nulla. Tutti devono brancolare nel buio. Finché un giorno il caso comincia a voltargli per la prima volta le spalle. Il suo nome compare su tutti i giornali nazionali quando Repubblica scopre una cosa apparentemente molto marginale. Uno dei figli, uno dei sei figli, 6 su 10 che sono attivamente ormai inseriti nel clan, ma a quel tempo era un ragazzino e si chiamava Nunzio, ora è in carcere. Nunzio andava a scuola a pochi metri da casa, era riconosciuto come figlio del boss, ma fino a quel momento non aveva dato problemi. In quell'occasione, stiamo parlando dei primi anni 2000, un professore osa sgridare una ragazza molto vicina a Nunzio Di Lauro, e questo professore, che è un bravo, onesto, mite insegnante di scuola, viene raggiunto nella scuola e picchiato, pestato dagli sgherri del clan Di Lauro. Nei giorni seguenti, il boss viene convocato in commissariato. Gli inquirenti registrano nelle loro intercettazioni
che Pasquale è stato convocato dalla polizia. Questa è la prova che mancava. Pasquale e Di Lauro sono la stessa persona. Pasquale è il capo incontrastato del cartello di Scampia. Il 18 maggio 1992, un comando di 8 uomini, capitanato da Antonio Ruocco, si presenta davanti al bar Fulmine e uccide 5 uomini. Tra questi c'è Raffaele Prestieri, che 10 anni prima aveva fatto parte del gruppo di fuoco che aveva assassinato Aniello La Monica. Nel 92 ci fu questa strage nel rione Monterosa. Ci furono 5 morti, tra cui mio zio Lello e mio zio Rosario. Rosario, che era il più piccolo di tutti, aveva, lo ricordo male, 25-26 anni. Fu un'esecuzione a dir poco agghiacciante, neanche stessimo a Baghdad, con fucili, pistole, bombe. Ci fu questo delirio il 18 maggio. Morirono i miei due zii. Lello era colui che mise su la famiglia ed era, stava a pari passi con Di Lauro, erano la stessa cosa. La reazione del clan è ferocissima, ben al di là della volontà del boss. La famiglia di Ruocco, compresa l'anziana madre, viene sterminata. E da quel momento i due fratelli che rimasero in vita, mio padre e Maurizio, cominciarono a portare avanti quello che Lello aveva iniziato. Il basista del gruppo viene catturato e torturato. I nomi non li ricordo tutti, credo 11 persone, tra cui Di Lauro e altri che non ricordo i nomi. E si dice che lo torturarono per 11 ore e poi lo bruciarono vivo, perché si diceva che questo Negri era colui che mantiene le armi per l'esecuzione per la strage del Monterosa, dove morirono i miei zii. All'età di 12-13 anni io ero in continua ricerca di questo genitore che mi è mancato e che tuttora manca nella mia vita. Ma vedevo sempre che c'era un muro altissimo tra di noi, che in carcere io e mio padre non avevamo mai niente da dirci, quindi passava quell'ora a chiedersi solo come stai, sto bene, tu come stai, sto bene, poi passava altri 10 minuti e si ripeteva la domanda fino a che suonava il campanello. Certo che ho avuto paura di morire, soprattutto nel 2004, quando ci fu la guerra tra i Di Lauro e gli scissionisti. Praticamente si ammazzava chiunque, si ammazzavano cugini dei cugini dei cugini dei boss, persone che lavoravano ma appartenevano anche lontanamente a dei personaggi, venivano ammazzati come se niente fosse. E quindi io, avendo poi un cognome che era totalmente implicato, avevo questa paura bestiale. Quindi ogni volta che uscivo, ogni rumore di motore alle mie spalle, era arrivato il momento di morire per non so chi. L'ossessione per la pace e per il silenzio, che Di Lauro ha coltivato così a lungo, viene definitivamente spezzata nel 2004. In quell'anno, in un banale incidente di moto, muore Vincenzo, uno dei suoi figli. Il periodo che segue questo lutto è pieno di dubbi e di ripensamenti per il boss, che commette un semplice ma decisivo errore. Caduto in depressione, cede temporaneamente il potere a Cosimo. We'll be right back.
la battuta d'arresto e la fine un po' del predominio di Di Lauro sia poi invece con la prima faida di Scampia, che nel 2004, quando Di Lauro lascia un po' le redini del clan a Cosimo, che è il primo figlio, F1 come lo chiamano nella contabilità, non riesce a mandare avanti il clan. Cosimo è un ragazzone arrogante e sanguinario. Indossa sempre abiti neri per imitare il protagonista del film Il Corvo. Sa di essere intercettato, ma non fa mistero al telefono dei suoi continui spostamenti per raggiungere le varie amanti che ha in città. Quando i primi figli hanno cominciato a prendere in mano le redini del clan mentre lui investiva in tutta Europa, in tantissimi settori imprenditoriali, gli scissionisti, che erano originariamente i suoi colonnelli, i suoi uomini più fidati, si sono rivoltati contro i figli, si sono rivoltati contro la leadership della famiglia Di Lauro. Oltre 80 morti tra il 28 ottobre 2004 e il 16 settembre 2005. Cosimo Di Lauro impone il suo stile autoritario e violento. La prima scissione che vide appunto contrapposti questi soggetti nasce per un venir meno dell'accordo sul controllo e sulla spartizione degli enormi profitti derivanti dallo spaccio di stupefacenti nella zona di Scampia. Sarebbe stato ammazzato per errore per uno scambio di persona con 14 colpi di pistola. Seguito fino in un bar e poi ucciso con 3 colpi alla testa. Killer in sella ad uno scooter.